Sean Reinhardt, un totale innovatore che ha influenzato tra i più grandi batteristi del momento, purtroppo scomparso prematuramente lo scorso gennaio del 2020. Rimani qui con me se ancora non lo conosci, perché sono sicuro che se lo conoscessi rimarresti. Torna, no? Dai, andiamo che ci divertiamo. Un giovane Chuck Schuldiner recluta un giovanissimo 19enne Sean Reinhardt per registrare il loro album Human, un album che diventerà epocale per la band e che decreterà il loro successo. Ironicamente, il drumming non metal di Sean e le sue influenze progressive rock lo fecero approcciare in modo totalmente diverso da quello che avrebbe fatto un batterista metal. Quindi quest'album è stato suonato in modo talmente originale ed innovativo che influenzerà anche tutte le altre uscite dei Death. Tanto che quando assolderanno altri batteristi fenomenali come Gene Hoglan o Richard Christie, questi batteristi rimarranno molto fedeli al sound di Human. Di questi batteristi non vi preoccupate, poi parleremo un'altra volta. E altrettanto potremmo dire dei Death nel death metal, che hanno portato la finezza e sono forse una delle band, una delle accezioni tecnicamente più avanzate di questo sottogenere. Così potremmo dire che sia i Death che Sean Reinhardt sono accomunati dall'essere degli innovatori e dei game changers all'interno del death metal. Ascoltando questa musica nel 2020 sembra che stiamo parlando di preistoria, e se da una parte forse è così, dall'altra non è affatto vero, perché Sean Reinhardt, pur non avendo fatto le views come magari altri, è uno di quelli che viene più spesso menzionato fra i punti di riferimento dei batteristi moderni. Tra i batteristi che l'hanno citato come propria influenza possiamo trovare Bron Daylor dei Mastodon, Gene Hoglan, Richard Christie, George Collias, Dirk Van Buren, attuale batterista dei Megadeth, solo per citarne alcuni. Ognuno dei brani presenti in questo disco, ma dico di più, di tutta la discografia di Sean Reinhardt, è estremamente difficile da riprodurre con la batteria. La sua tecnica, che già esibiva matura all'età di 20 anni, e il suo particolare orecchio musicale l'hanno portato a comporre tra le più difficili parti di batteria che possiamo trovare là fuori. Davvero immenso sin dagli inizi. In ogni modo, non è rimasto a lungo con i Death, infatti il suo contributo si ferma a Humans e la sua carriera invece musicale prosegue con la sua prima band, possiamo dire, i Cynic. Il primo album, Focus, è un album che possiamo definire jazz, death, tecnico, sperimentale, ecco, un genere che potremo riassumere con jazz, fusion, technical, progressive, death metal. Che ne pensate? Oppure anche death metal degli alieni o death metal sotto LSD, dipende insomma da come la vedete. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Da Wikipedia si apprende che il desiderio di donare gli organi dopo la morte di Sean sia stato rifiutato causa la sua omosessualità, dichiarata insieme al compagno e collega Paul Masvidal, chitarrista nei Cynic e chitarrista dei Death all'interno dell'album Human. E declinare un desiderio del genere con una tale motivazione penso che sia una cosa totalmente insensata e che non ci sia nessuna connessione che debba far trarre appunto questa conclusione. Tale è, e purtroppo credo che non sia nemmeno la prima volta. Ad ogni modo, nei Cynic, buio, pausa per 13 anni. Sean continua il suo lavoro, lavora un po' in televisione, suona anche con gli Onspoke, tra l'altro.
13 anni passano di buio e poi tornano sulle scene sotto le pressioni dei fan. Nell'album rimane la voce robotica, anche se è molto molto meno death, e ci regalano una musica meravigliosa. Paul Masvidal è iniziato al Kriya Yoga, che per chi non lo sapesse è un'importante tecnica di meditazione portata in Occidente da Paramahansa Yogananda, che fondò il suo primo tempio a Los Angeles. Ed è forse per questo che all'interno dei brani dei Cynic si trovano spesso frasi tipo breathe in, breathe out e ci sembra di fluttuare nello spazio. Ok, prima di passare all'ultimo album dei Cynic, perché sì, effettivamente hanno fatto solo 3 album e quindi non ci vorrà un'eternità a finire, parliamo delle caratteristiche di Sean come batterista. Sean Reinhardt rima con leggerezza e gusto, soprattutto. Non so se l'avevate notato, leggerezza e gusto, sempre, nel suo modo di suonare. Venendo dal jazz, ho notato che per accompagnare sul ride utilizza molto spesso delle combinazioni di pattern, ovvero non si sofferma su un pattern solo, che so, un ottavo e 2 sedicesimi, tinti 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 tinti, e continua su quello, ma cambia pattern praticamente ogni movimento, ogni battuta. E questo è uno dei motivi per cui i suoi brani sono così difficili da riprodurre, perché ci sono talmente tante sfumature anche solo nell'accompagnamento di ride, fra l'altro doppio ride, uno dei pochi a utilizzare il doppio ride a quel tempo nel metal, che è davvero difficilissimo riprodurre fedelmente ciò che suona Sean. È quasi sempre una scimmiettatura. Utilizza anche tantissimi flam che si possono sentire chiaramente anche quando fa i suoi accompagnamenti sui tom, che ci sono praticamente sempre negli album dei Cynic e dei Death. E doppia cassa, che utilizza benissimo pur non essendo un velocista. Lui non ha mai abbracciato l'idea della velocità pura, nemmeno ai tempi di Humans, dove col doppio pedale viaggiava di brutto, però non è mai stato interessato alle gare di velocità e al blast beats. Ha sempre cercato soluzioni alternative e grazie al suo orecchio spesso sono sfociate nel jazz e nel progressive. Insomma, un batterista misto, secondo me perfetto connubio tra jazz e metal, davvero difficile da riprodurre. E dopo arriva la loro ultima impresa, Kindly Bent to Free Us, un album in cui io sento moltissimo i Mastodon. In realtà forse è il contrario, sono negli album dei Mastodon che io sento i Cynic. Ad ogni modo, ci siamo capiti. Pensate che qui sono addirittura un trio. Insomma, Sean Reinhardt, con il suo modo di innovare, uno dei primi ad utilizzare un doppio ride, uno dei primi a portare il progressive all'interno del metal, uno di quelli che ha portato anche le dinamiche e la leggerezza all'interno di generi così pesanti, e anche con la sua omosessualità, che era una novità per il genere, possiamo dire che incarna il perfetto prototipo di fusione tra la musica jazz e la musica metal. Bene, quindi, se hai ascoltato la musica di Sean Reinhardt, se hai ascoltato i Cynic o i primi Death o anche i Death successivi, scrivilo qua sotto con un commento, perché voglio conoscere le vostre storie e sapere come siete venuti a contatto con questa band, che è molto particolare, quindi ecco, sono davvero curioso di conoscere la vostra opinione al riguardo. Se pensi che questo video ti sia piaciuto, mi raccomando, lascia il tasto like. Se pensi che sia stato divertente, iscriverti al canale. E se hai imparato qualcosa, condividilo con qualcuno. E dunque, anche per questa volta è tutto. Io mi chiamo Bernardo Grillo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!